Se questo è un sogno, non svegliateli. Il boato dei 1600 tifosi allo stadio ne è una prova. La Cireale vola sulle ali dell'entusiasmo e grazie alla cura Pagana, tecnico che con il suo approdo ha letteralmente scosso una piazza dormiente, si conferma la sorpresa più grande del girone I di Serie D. I Granata vincono ancora una volta, stavolta battendo nei minuti di recupero il San Tommaso con una zuccata di Francesco De Felice, dando prova di grande maturità, visto che il successo è stata chiara conseguenza di quanto visto nell'arco dei 90 minuti, un match giocato a senso unico e che ha visto sempre solo un padrone. Sebbene la classifica reciti 15 punti, le vittorie fatte registrare sul campo dalla Cireale in questo incredibile avvio di campionato sono 6 in altrettante partite. 3 vittorie in casa e 3 lontane dall'AC Galatea, un rollino di marcia di tutto rispetto, alla pari della super favorita Palermo, a punteggio pieno dopo 6 giornate in virtù dell'ultimo successo casalingo. Del resto, Pagana lo aveva detto ai nostri microfoni, il Palermo non deve essere un'ossessione, ma vincere aiuta a vincere, e dopo questo successo sognare un testa a testa per la vetta del campionato non è affatto utopia. Ma io sono contento che alla fine la partita l'ha decisa un ragazzo che è subentrato alla panchina, un ragazzo che sta soffrendo il fatto che non gioca sempre perché lui ha grande qualità, però in campo ne vanno 11. Quindi sono contento che sia stato decisivo lui, ma come tutti gli altri. Oggi Peppe si è sacrificato in un ruolo non suo, secondo me, perché secondo me non c'è un visto, quindi io lo so, però oggi c'è la necessità che qualcuno lì andare a capo mettesse le tecniche di gioco. Lui è un veterano, è uno che ha esperienza e ho bisogno che a fianco a Paga, a grande fisicità, ci sia qualcuno che possa palleggiare di più. De Felice è entrato benissimo. Papa poi nel secondo tempo a Strazzi ha spaccato la partita. Quindi questa è una dimostrazione che, come si suol dire, è una frase fatta. I talenti vincono le partite, poi invece tutta la squadra può vincere il campionato. Il nostro campionato sta andando a gonfie vele, noi dobbiamo continuare a fare così perché in campo si fa sempre il 11. Il gusto speciale della vittoria all'ultimo respiro e il ruolo da scomodo outsider del Palermo sono uno stimolo extra per gli uomini di Pagana, che mercoledì scenderanno nuovamente in campo a Marsala per il turno di Coppa. L'impressione è che il gruppo Granata abbia preso immagine e somiglianza del suo tecnico. Al giorno d'oggi non c'è avversario in Serie D che questa Cireale non possa battere.